Oggi un vuoto alla spesa. Post quarantena. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui in questo splendido canale dove oggi vuoteremo le tasche? No, la spesa. E vi faremo vedere cosa è cambiato nella nostra spesa. Bravo. Dal prima quarantena al post quarantena. Perché è cambiato? E noterete che è cambiato molto. Bene, nell'acquistare la nostra spesa. Iniziamo con i surgelati che metto subito via. E sono semplicemente due buste di minestrone che costituiscono una parte della mia scorta casalinga. Ne tengo sempre due per diversificate ricette. Io il minestrone lo uso per fare il minestrone, lo uso per fare le cremose, diciamo così, lo uso anche per condire i burger vegetali come verdurine da aggiungere dentro. Riposo in freezer. Per lo stesso motivo compro anche il purè in scatola. Quando faccio il purè oramai lo faccio di patate e molto spesso di patate americane. Ma quando mi serve un addensante per i burger utilizzo questo, perché cerco di non utilizzare uova né utilizzo formaggi, latte. Utilizziamo il purè per fare l'amalgama. Legumi a profusione, lenticchie, ceci, poi che ci sono, fagioli, fagioli messicani, di quelli che... Ve ne faccio vedere uno per... Io ne ho presi 5 per... Sì, questo è per andare in bagno. No, questo è per avere un giusto apporto di proteine, un giusto apporto di fibre, un giusto apporto di carboidrati, un pasto completo, che io non faccio semplicemente come legumi lessi, ma anche in forma di burger, di pseudofrittate, è pronto qualcosa. Disformati e via dicendo. Ho 6 confezioni ad una scatola, ve ne faccio vedere solo una, di latte di cocco. Questa è una bevanda molto buona, piace molto ad Enzo. Enzo prima beveva il latte col Nesquik, gliel'ho sostituito con questo. È una bevanda a base di riso con crema di cocco, contiene lo zucchero, quindi ad Enzo lo bevo pure io perché non ho tolto gli zuccheri dalla nostra dieta, però è molto buono, li ho ridotti, certo. È molto buono anche per fare i gelati. Gelate la frutta, la frullate con questo e vi viene un gelatino appena appena dolce, però con un buon sapore di frutta. Con le banane viene un gelato tropicale spettacolare, quindi molto buoni. La prendi la frutta? Sì, ecco qua, beccate sta banana! Dai, allora abbiamo preso le banane in diversificati stadi di maturazione, più mature e più verdi che io acquisto... Per accontentare i gusti di tutti. Che acquisto rigorosamente bio. Sperando dopo aver visto un documentario agghiacciante, non tanto per l'addizionamento di agenti nocivi nella banana di per sé, ma perché ironano i campi di banana con i contadini in mezzo. Quindi la trovo una cosa agghiacciante. Poveri contadini. Tieni questo qua. Allora, 2 confezioni, 2 di fragole che un po' surgelerò, un po' consumeremo fresche. Attenzione perché queste della Lidl muffiscono alla velocità della luce. Dovete consumarle. Quindi pulitele, nettatele e surgelatele e la quantità che mangiate nel giorno consumatele nel giorno. Bravo. Poi ho notato questo, almeno a casa mia muffiscono. Poi quanti pacchi? 2 pacchi. 2 pacchi di pomodorini Piccadilly. Il Piccadilly, questo è originario siciliano, quindi l'abbiamo preso dalle nostre parti, a casa nostra, di pomodoro. E per fine, banane, e poi quindi non poteva mancare la patata americana, quella che fa oh yeah, insomma, patata. Di queste ne abbiamo prese 10, io le uso tantissimo, mi piacciono moltissimo ad Enzo, quindi faccio sempre dei pranzetti in cui c'è una componente. La patata è buona! Poi, tieni. Non si può capire. Ha preso 2 confezioni di polenta perché ci piace e la facciamo molto spesso mostra con i broccoli. Provate la polenta con i broccoli, è spettacolare. E ho preso anche il couscous che io faccio buonissimo con il minestrone, anche con il brodino del minestrone a cui aggiungo anche i ceci, oppure quindi liquido caldo oppure freddo in insalata vegetale.
con ceci, pomodori, tutto quello che ho cipolla. A disposizione, molta cipolla rossa che mi piace tantissimo, buonissimo. Bravo. E dopo la dove sei? Ah, ecco, sto salendo dalla cantina. E dopo la patata, e dopo la banana, la zucchina rigorosamente bio. Zucchina verde. Non spenderemo altre parole. No, zucchine. No. Zucchine. Continuando con la verdura, ecco, peperoni. Sì, fai vedere la busta, così capiscono. Insomma, noi ne abbiamo presi un bel po', due buste da quelle tre. Che c'erano poi? Vi facciamo vedere l'esemplare dimostrativo. Sì, e è come esemplare dimostrativo anche avocado. Avocado. Di dove sono questi avocado? Me la dai l'etichetta? Di dove sono? Sì. Dell'Ecuador. Perché? Non c'è, no, erano ecuadoregni o siciliani? No, Ecuador. No, perché certe volte alla Lidl ci sono anche quelli siciliani che sono buonissimi. Anche i kiwi. Anche i kiwi. Kiwi. Stai sbagliando. È vero, kiwi è vero. Dopodiché 10 confezioni di latte di mandorla, buonissimo, questo è leggerissimamente zuccherato, no, con buono, zucchero buono. Di canna. Questo è buono anche per fare le granite. Anche questo per le granite, con il caffè spettacolare, anche freddo. Non sapete come fare la granita di mandorla? Ai ai ai! Mi raccomando, qui trovate il link dove c'è la ricetta per preparare la granita di mandorla e la brioche. Questo latte di mandorla è veramente buono, non è dolce come il nostro latte di mandorla siciliano a cui è addizionato molto più zucchero, ma se volete renderlo dolce in quel modo basta mettere un cucchiaino di zucchero nel bicchiere. Beh. Noi lo beviamo anche così perché è buonissimo e piace tantissimo anche ad Enzo. Beh. Cosa che invece abbiamo provato, il latte di soia, anche quello aromatizzato e vari gusti, la vaniglia non fa proprio... per noi. Beh. Poi cos'altro abbiamo preso? I detersivi? Ultimo step, detersivi, Formil per lavatrice e, aspetta che non riesco, per i piatti. Molto buono questo detersivo per i piatti, veramente efficace, come veramente efficace e anche... Buono anche per le ascelle. Non lo so, io non l'ho mai usato. Bene, questa è la nostra spesa post quarantena. La spesa per un po' di giorni, almeno 15, spero. Aspetta, no, c'è anche la carne 10. Per bouclé. Ah certo, ci sono due vassoietti di carne per bouclé. Però sai, far vedere la carne, non lo so, è un pochettino... Ma noi stiamo cambiando. Avete notato qualche cambiamento? Sì, sì, sì. Bene, noterete questo cambiamento anche nelle ricette. Quindi per quel che durerà, se durerà non lo sappiamo, noi ci proviamo. Siamo umani, quindi passibili di fallimento, senza vergogna. No, noi ci proviamo, però... ok? E poi dopo che avremo macinato un po' di esperienza ve ne parleremo, perché adesso ci sembra prematuro. Infatti. E anche ridondante. Quindi ci stiamo provando. Ci riusciremo? Non lo so. Punto interrogativo. Seguite le prossime puntate, mi raccomando, andate in edicola e comprate l'ultimo numero di Docorina K, dove troverete la tazza rossa di Docorina K, mi raccomando. Veniteci a trovare sulla pagina Facebook di Arte per Te, dove pubblichiamo ogni sabato e ogni domenica le ricette di Docorina K. E cercate anche Arte per Te su Instagram, dove vengono pubblicate le foto dei piatti di Docorina K. Come voi direte, ma perché su Arte per Te? Perché sono tutti i miei canali ed è difficile gestire tre pagine, ci viene molto più agevole. No, non è vero, devi fare più la simpatica, l'americana. Siamo stati assimilati con un contratto super mega diffusione ad Arte per Te. Di miliardi di dollari. Mi sono autocomprata. E quindi basta, siamo sotto nuovo padrone. Basta, continuiamo. Sciocchezze, basta, salutali, diglielo, ciao. Ciao, ci vediamo alla prossima video ricetta. Sempre sulle vostre tavole. Ciao.